mi dicono Sampdoria, è chiaro che vuol dire quella parola, mi viene dal cuore chiaramente quei 5 anni, quelle emozioni straordinarie vissute, e vuol dire praticamente l'esperienza più importante della mia carriera, quella vissuta più profondamente, quella con cui ho ottenuto i risultati migliori, e quindi è normale che rimane l'esperienza più bella ed è quella che mi suscita più sicuramente ricordi e sentimenti. Quando mi è stato prospettato di poter venire alla Samp, che chiaramente faceva la Serie B ma aveva un progetto importante di risalita, arrivava chiaramente Garrone che voleva fare grandi cose, Novellino allenatore che mi volle a tutti i costi, quindi insomma mi stimolarono queste situazioni. Poi sai, quando parli di Sampdoria parli di una piazza, una società e un pubblico straordinari, quindi nella mia testa ragionai in questo senso, dissi ho 2 squadre che mi vogliono in Serie A, che erano l'Udinese e il Chievo, però il mio sogno sarebbe andare alla Sampdoria e magari tra qualche anno, non pensavo uno subito, giocare in Serie A con la Sampdoria dentro Marassi. E allora scelsi quello e poi insomma addirittura al primo anno ci andammo, quindi andò tutto alla perfezione, però fu proprio lo stimolo che mi arrivò da dentro, il fatto di venire a giocare per questa maglia, per questi tifosi, per questa piazza così importante, e la categoria la misi in secondo piano. Con Francesco è stato subito un feeling a prima vista, perché lui mi ha accolto in maniera straordinaria, perché molto probabilmente anche lui voleva vincere, e quando vuoi vincere da chiaramente leader che sei dello spogliatoio, da capitano, porti dentro i nuovi acquisti e li metti a proprio agio. Lui fu straordinario in quello, e da noi iniziarono subito grandi intese, assolutamente nessun tipo di gelosia e di invidia di uno per l'altro. Diventai anche suo testimone di nozze, questo per certificare il fatto che c'è un rapporto che andava oltre il campo, dove però devo confessare c'era un'intesa veramente perfetta, perché sembravamo nati proprio per caratteristiche, per giocare assieme in quel calcio lì. Bastava veramente uno sguardo per intenderci, e è stato il segreto, diciamo, che noi due abbiamo lavorato uno per l'altro per poi assieme ai nostri compagni fare quello che abbiamo fatto in quegli anni e diventare una coppia che ha fatto chiaramente divertire i tifosi. Poi il paragone Vialli-Mancini io ho sempre voluto tenerlo lontano, perché quelle sono chiaramente due divinità per la Samp, e dico solo che però anche solo che qualcuno l'ha citato e ha provato ad avvicinarlo vuol dire che abbiamo fatto delle buonissime cose quegli anni, però ripeto, nasceva tutto da un grandissimo rapporto che c'era fuori dal campo tra me e lui, ma tra tutto quel gruppo lì. Ma noi credo che abbiamo raggiunto la consapevolezza di potercela fare quando andavamo fuori casa, perché in casa eravamo abbastanza rullo compressore, ma andavamo fuori casa anche contro delle squadre che chiaramente nelle zone alta e la giocavano da protagonista, e sembrava che le squadre avversarie si accontentassero di pareggiare con noi quando andavamo in casa loro. Lì abbiamo capito che dipendeva solamente da noi di non, come si suol dire, togliere le mani dal manubrio e raggiungere il traguardo prima possibile, cosa che abbiamo fatto quella sera indimenticabile col Cagliari, vincendo 3-1 con quella fiesta magnifica che vedevi. Io, è chiaro che la soddisfazione giochi per le tue soddisfazioni personali, ma io credo che lì la mia soddisfazione più grande, ma anche di quella tanti dei miei compagni che ricordo, è di vedere quanto avevi fatto felice dei tifosi, cioè la faccia dei tifosi, di quanto avevano gioito, stavano godendo, perché era un po' di anni che stavano, tra virgolette, calcisticamente parlando, soffrendo, qualche anno che le cose non andavano, e quindi proprio vedevi negli occhi la gente felice. E questo per uno che fa questo mestiere, questo sport, che diventa un mestiere ma è poi tutto fatto di passione, emozioni, fu una cosa indimenticabile. Io ancora ho gli occhi di tanta gente davanti che proprio ringraziavano, perché gli avevamo dato una gioia straordinaria quell'anno lì. In Serie A partimmo, secondo me, subito con la mentalità e l'idea di chi non si sentiva un ospite in quella categoria, ma voleva far vedere di poterci stare. Facemmo una buonissima annata, io feci comunque 13 gol, ebbi la possibilità di vestire la maglia nazionale. Poi dopo, insomma, con una società come avevamo, con un allenatore come avevamo, il gruppo che avevamo, è bastato qualche veramente ritocco e la squadra si è stabilizzata in Serie A, perché ci poteva ampiamente stare. Rapporto di odio amore con Novellino, l'ho citato perché è stato il nostro segreto per
quell'annata lì in Serie B, non mollare mai. Poi, come in tutte le cose, soprattutto se hai dei caratteri un po' con la C maiuscola, un po' fortini come abbiamo io e lui, c'è stato un grande rapporto d'amore che ha sfociato anche in qualche dissidio che poi ha portato a quella separazione temporanea che è un po' la macchia, no, di questi miei 5 anni qua, dove io, tra virgolette, ho subito un po' la situazione perché me ne sono andato in silenzio e ogni tanto mi è stato anche rifacciato, ma fu un silenzio solo per il bene della Samp, perché era inutile che io spiegassi le mie ragioni, le mie giustificazioni. C'era giustamente una squadra, una società da salvaguardare. Forse con un po' più di razionalità da parte di tutte e due si potevano anche far rientrare, e insomma si arrivò a quella separazione che di fatto portò poi poco sia di qua che di là, perché io andai solo in prestito, cioè. Poi, sottolineo, fu il primo a richiamarmi per rivolermi qua i 6 mesi dopo. E quindi avevo tante remole, perché sai, dopo devi andare a spiegare alla gente come erano state, se ti facevano parlare, ti facevano... E invece mi disse: guarda, mettiamo una pietra sopra quel che è successo, 5 mesi non posso cancellare, 2 anni e mezzo, con la gente ci mettiamo a posto, le cose le spieghiamo come stanno da persone, e fu proprio lui, quello fu una molla che mi spinse veramente, perché poi io di fatto dalla Samp non me ne ero praticamente mai andato, questa è la verità. Nel mio ritorno ci fu chiaramente la parte più nera, ma nera a livello di sofferenza, perché iniziò un calvario dal praticamente 5 agosto a Trento, in quella amichevole con la Fiorentina, dove mi ruppi per la prima volta il ginocchio. Sembrava che le cose a dicembre fossero andate a posto, ero rientrato addirittura anche in anticipo sulla tabella di marcia. Poi dopo invece ebbi una ricaduta fatale, dopo lì tante situazioni sono incastrate, perché io stavo bene, quindi sono rientrato forse un po' prima, la squadra aveva bisogno, perché Bonazzoli, che era stato preso al mio posto, si era rotto il ginocchio anche lui, e quindi io non me la sono più sentita di gestirmi, e lì iniziò il calvario vero, perché il secondo intervento fu pesante, perché dopo il primo mi tenerono fermo molto di più per precauzione, e devo confessare che dopo il secondo ho provato con tutto me stesso a ritrovare le sensazioni di prima, la forza, ma oggettivamente non ero più il giocatore di prima, non sentivo più le stesse sensazioni, avevo meno forza, avevo meno... cioè mi sembravo... sembrava veramente con la mia testa e la mia voglia, ma dentro un altro corpo. E quindi, insomma, è chiaro che dopo lì è iniziata un po' la fase discendente. Il mio grande rammarico e rimpianto sono gli ultimi 2 anni, dove gli infortuni e le ginocchia mi hanno veramente tolto dal campo, tolto dalla contesa, e non mi hanno dato la possibilità di rifar vedere quello che volevo dimostrare ancora, ecco. E quindi, però, mi rimane di straordinario, oltre che chiaramente i gol che ho fatto, le vittorie che abbiamo ottenuto, ma vi posso garantire che mi rimane molto di più l'affetto che sento ancora da lontano, perché oggettivamente non sono tornato tanto a Genova, perché insomma dopo ho iniziato a giocare dall'altra parte, allenarsi, sono stato un po' in giro, però, ma anche da lontano io sento sempre l'affetto dei tifosi della Samp, dove li trovo, mi ricordano sempre, mi danno manifestazioni. Credo che per un giocatore quello sia la cosa più importante, perché al di là dei 13 gol, 12, 1, 7, 5 che fai, penso che soprattutto se giochi in questo tipo di piazze, guardino lo spirito che tu hai quando metti questa maglia addosso. E che ti venga riconosciuto dopo tanto tempo, questo è la cosa che ti arricchisce di più, perché poi i gol dopo li fa un altro quando non sei più te, poi ce ne sarà un altro ancora, cioè voglio dire, non è che sei l'ultimo a fare i gol. Però lasciare invece sotto l'aspetto umano, caratteriale, qualcosa, quando ti dicono, capitate le volte, mi piacerebbe che su questa partita ci fosse quella, perché magari è una partita particolare, vale tanto. E quindi per me mi sono accorto di aver fatto qualcosa di buono, questo sì.